botte, schiaffi ed urla, una rissa furibonda immortalata in queste immagini poi finite sui social. Adesso i presunti responsabili sono stati individuati e denunciati dai carabinieri a conclusione delle indagini. Il violento episodio nella notte tra il 7 e l'8 maggio scorso di fronte ad un esercizio commerciale di Camucia lungo la strada regionale 71. Una rissa scoppiata per futili motivi e sfociata a colpi di sedie, vassoie e cazzotti. Senza motivo hanno iniziato a litigare così, hanno alzate le sedie, hanno buttate le sedie. Quella notte, nonostante l'intervento dei titolari per sedare la situazione, si scatenò il parapiglia. Siamo venuti a mangiare, hanno ordinato la roba e abbiamo portato la roba. Dopo hanno buttato i vassoi, patatine, così cibo a terra e mio babbo è andato da lui e ha detto: perché stai buttando questo casino? Uno di loro si alza e lo dà pugno a mio babbo e inizia a litigare. E dopo c'avevo due ragazzi che lavorano qui, hanno iniziato a litigare con loro. I soggetti denunciati appartengono a varie nazionalità estere. Uno dei partecipanti della rissa è stato anche denunciato per il reato di lesioni personali ai danni di un gestore del locale per danneggiamento, avendo causato la rottura di una vetrata.